E ora, care ascoltatrici di Kaufman Live, ecco a voi qualcosa di eccezionale. Ci è appena pervenuto un comunicato che sembra a tutti gli effetti essere una rivendicazione per l'attentato avvenuto alla conferenza del premio Nobel Sarah Collins. Conoscete tutti i dettagli della tragedia, per cui passerò direttamente a leggervi il contenuto del comunicato ad opera del cosiddetto FAR, il Fronte Armato Rivoluzionario. Con questo atto vogliamo far capire come la vita di tutti, uomini e donne indistintamente, sia appesa ad un filo. Andremo avanti e non ci fermeremo fino a che non venga proclamata una legge sull'uguaglianza di genere, in ogni settore economico o sociale, al di là della vita di ogni singolo individuo, sia essa lunga o breve. Vogliamo inoltre che i soldi dei cittadini vengano sfruttati per trovare al più presto una cura al morbo, che la Demetra si prodighi per questo scopo con la stessa diligenza che usò per risolvere il disastro di Van Allen. Questo deve essere fatto non per gli uomini, non per le donne, ma per la società intera. Finché anche solo uno di noi avrà respiro, non ci fermeremo. Questo comunicato, care amiche, è firmato niente meno che la Primula Rossa, il capo del FAR. E ora, per voi, un po' di rock and roll.